Valerio Foglio, difficile raccontare questa partita. Un euro gol tuo lo sblocca, viene ammonito perché hai segnato. Oggi abbiamo scoperto anche questo dal regolamento. Lo stesso è capitato al giocatore dell'Ardor. E poi l'episodio del rigore con la seconda ammonizione. Raccontaci cosa è successo, perché no, è stata una bagarre. Mi piace, beh, la prima ammonizione credo sia veramente assurda. Cioè, magari ho esagerato un po', però no, c'è un po' di tensione tra di noi. Ci teniamo bene, abbiamo fatto un gran gol. Forse è risultato troppo con i tifosi, non lo so. Boh. Beh, sono convinto che se ricapiterà rifarò sempre la stessa cosa, perché penso sia la cosa più bella per un giocatore. E non ti ammonisco di sicuro. L'ho fatto in casa, non mi hanno ammonito, qua mi hanno ammonito. Boh. Ma oltre a quello dispiace, perché poi erano andati in vantaggio, una partita difficile, loro molto bravi. Abbiamo fatto fatica anche oggi un po' sotto l'aspetto un po' sul gioco e dobbiamo migliorare, perché adesso arrivano le partite toste e quindi puoi far bene solo se fai bene, se giochi bene anche. Mentre la seconda munizione sul fallo di mano e rigore, cosa è successo? La seconda munizione ho un po' esagerato anch'io, perché secondo me era un po' un rigore un po', non dico un po' generoso, però c'è stato un rimpallo, un mezzo rimpallo, quindi ho esagerato. Poi l'arbitro pensava fosse stato anche io, quindi... Ah, quindi ha ammonito pensando fosse fallo di mano? Lui per la protesta? No, ma ha detto che te hai fatto così, e lui ha detto che non sono neanche stato io. Quindi proprio, cioè, non hai neanche visto l'azione. E poi mi ha ammonito. Dispiace perché, vabbè. Dispiace.